eccoci qua, ciao ragazzi. Oggi seguiamo un piccolo torrente. Ecco qua la postazione di oggi. Praticamente abbiamo semplificato un po' il tutto cambiando i tipi di trappola con lo stesso flusso d'acqua. Logicamente però abbiamo usato le trappole più grandi e voilà, le jeux sont faits. Questo qui sarà un flusso di 80 litri al minuto, giusto? Più o meno? Molto. Sì, qui sì, un 80 litri, a occhio e croce. Qui pane. Qui siamo allo scavo, guardiamo un po' come procede. Allora, lì siamo arrivati a un pezzo quasi di roccione, adesso devi individuare la parte marrone praticamente. Ale, per cercare di seguire quel filone lì, sì. Che inutile che ci andiamo a scavare. Guarda, mi tolgo dall'ombra, inquadra lì. Andiamo. Questo roccione sotto com'è, va, che bello. E lì... Sì, sì, bello. Anche qua, sì, in effetti c'è tanta sabbia, Sì. C'è tanta sabbia sto pezzo qui, però io direi che una volta tolta sta sabbia è probabile che ci sia anche qualcosa, Insomma, vai dove vedi più oro. Sì. Appena sento sdang ti brillano gli occhi, vai a scuola. Questo è tutto materiale praticamente che abbiamo tirato fuori da questa buca, che è ferro, e poi ci sono alcune parti limonite, vero Ale? Parti di limonite con incluso dell'oro che abbiamo visto l'altra volta nella foto. Ma qui praticamente è tutto da spaccare, da guardare, da controllare, perché come l'abbiamo trovata l'altra volta, come Giuseppe l'ha vista lì nel settaccio, ce ne possono essere ancora. Ce ne possono essere ancora. Poca acqua, purtroppo dobbiamo utilizzare quest'acqua. E anche se si intaso ogni tanto via i sassoni, però guarda come funziona la trappolina nuova, guarda come è intrappolato bene qua, nonostante che c'è un flusso tutto balordo. Ottimo. Bravo, bella, bella, bravo. Fallo scavare, che sa quello che fa. Fai un bel video che devo fare. Scalpello, illuminatore. Questa deve essere limonite. Sì. Che c'è anche dentro delle inclusioni di pirite. Sì. Bellissimo questo. Questo c'è da guardarli tutti qui. Tanto, dato che è tanto, però guardare solo se c'è roba grossa al volo e basta. Solo quello. Adesso ci arriva in pieno sole. Queste lavorano bene, secondo me. Queste qua. Sì. Dai. Ripartiamo. Spettacolo lì. Spettacolo. Sei riuscito a levare le pietre? Sì, alcune sì. Allora, io mi fermerei qua, non la leverei nemmeno questa. Andiamo avanti lì. Sì, sì. Andiamo avanti, andiamo proprio avanti, lì. Guarda, qua fino a questa pietra io non toccherei un c***o. Ci fosse quel pezzo. E allora io andrei con i piedi di piombo adesso, perché dobbiamo stare attenti, sta qua è troppo. No, quella non va, quella non si muove. Però è meglio. Non si muove neanche se vuoi quella. Guarda quella lì che era pericolosa, quella era la pericolosa, l'ho lavata per vedere dove andava, è quella lì. Quella che tiene su, tra l'altro, quella centrale. Sì. La centrale tocca sulla quella enorme, quella. Questa qua puoi scavarci sotto quanto vuoi, non si muove di un centimetro.
Speriamo. Quello mi piace. Sì. Mi piace anche quello lì. Anche quello lì è bello. Quello lì è ancora più bello di qua, ragazzi. Sì, perché è più antico. No, dobbiamo andare qua, ragazzi. Ma come antico? Guarda. Cazzo. Vi ho fatto la grotta. È una grotta. Qui è molto pericoloso. Quei due sassi qua sono abbastanza pericolosi, quindi evitiamo di scavare quella zona che è molto interessante. Peccato. E andiamo avanti di qua, vediamo se cosa c'è sotto. Andiamo lì, però il materiale più buono è quello di là. Intanto. Siamo arrivati, ragazzi, a 2 ore, 3 ore di scavi. Ecco cosa abbiamo combinato. Abbiamo allargato tutto per andare a trovare il materiale buono che comunque si troverà ancora più sotto. Qui praticamente a livello del torrente siamo a 1,5 metri sotto. La terra arriva qua praticamente. Quindi abbiamo 1,5 metri quasi. Dobbiamo andare finito a prendere questo materiale e levarselo dalle palle. Poi vediamo. Salta fuori qualcosa. A dopo. Cosa gli facciamo adesso? Oh! Dai, su! Dai, adesso Cristiano, qua veramente ci vorrebbe un puntello. Sì, un puntello. Ma no, su quella, il problema non è questo, il problema è quella in mezzo, quella si scivola. No, quella lì è, poggia sulla nera di sinistra. Sì, sì, sì. Poggia, poggia. Secondo me ci fa una galleria qua, perché sono tutti là in casa. Sì. Manca materiale, Andrea. Lo so. Dai, adesso carichiamo. Oh, questa è bella. Perché non bisogna per farsi male qua, per, per mezzo grammo d'oro. No, ma quelle se si muovono. Questa ecco, bravo, così, metti ancora lì, che tenga su bene, come posso. Se ne vorremmo sicuro. Guarda, gli mettiamo quelle che troviamo mentre scaviamo. Dai, non prendere lì, mentre scaviamo gliele mettiamo. Vai, vai. È scomodo adesso, adesso diventa veramente scomodo. Bisogna andare dentro. Senti che odore di zolfo. Aspetta, aspetta. Sì. Riesci a scavare? Le scintille fa. Ancora insieme. Ecco qui cos'è uscito fuori, puoi vedere, pirite? Pirite. Pirite.
Ma bella, eh? Sì, bei pezzettoni di quella che arriva dal Perù. Questa non è il Perù. Guardate, ragazzi, qui o è metallo, tutto qua c'è un tantissimo. Vede? Guarda, niente, sono appena diretti. Quanto sono? Sì, la mettiamo lì. Sì, sì, la tiene, la tiene. Guarda qua. Oh, pezzo di ferro gigantico. Guarda, guarda. Bene, andiamo sotto. Cazzo. Bene, ci siamo. Qua no, no, questa è mica. Ci siamo, questa ci è mica. Quello è un buon segno? Questo è limonite. Questo è un cubo di pirite da 2 cm è uscito. No, Cristo, te lo metto qua, Vieni via adesso da lì. Prendiamo tutto sto materiale qua. Beh, lì ne abbiamo ancora per un'ora di roba da lavare. Basta, basta, perché guarda che non ha più supporti la roccia, no, che no, sopra. Non mi piace un cazzo. Basta. Cominciamo a passarci questo, va, tutto questo. Poi diamo una lavata con la mano. Non rischiamoci il c***o, dai. Bello. Com'è che si chiama quello che fa sempre ragazzo? Questo qua è... Vai, vai. Guarda, guarda, guarda cosa abbiamo trovato qua, ragazzi. Abbiamo trovato questo qui, ferro di miniera. Ferro di miniera deve essere la cosa di un carrello, forse quello che portava le gomme o che sosteneva la vasca del carrello. Poi uno scalpello sicuro del minatore, poi tutto ferro e limonite con inclusioni di chissà, magari anche oro, quindi dopo lo controlleremo. Hai spaccato la limonite? Sì. Vai, vai, spara, spara. Spara su. Se ne stanno fermando altri, eh? Se ne stanno fermando altri, ragazzi. Meno male, perché sono fino a te. Non voglio fermarla però sta canalina, finiamo lì perché è tardi, eh? Ragazzi, dopo la piattata qua, la piattata qua è tremenda, ve lo dico già subito, guardate, qua c'è oro, qua c'è oro, qua c'è oro, guardate questo, guardate questo. Qua c'è oro. Oh, le pien d'oro. Le pien. Come mi piacerebbe vedere una fettina attaccata a Ticino Gold Digger. Questa non lo so cos'è, ma guarda quella, quella è una bella. Aspetta che vengo. Sulla! È quadrata, ragazzi, è quadrata. È uscita, è uscita. Da là, da quel blu. È uscito qua, meno male. Qua un'altra ancora qua, chissà cosa c'è qua che blocca tutto. Fa vedere quella bella. È quadrata, siccome è stata ossidata nel tempo, fidatevi. Aspetta, aspetta. Dove è uscita? Dove c'era la da 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 da. Dove è arrivata la pelle? Aspetta un attimo, lo sai. Da 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 da. Questo vale la pena. Ecco, adesso prendi un contenitore che le grosse si tolgono via man mano che si vedono. Prendi il contenitore. Guarda che bello col quarzo. Questo è bello col quarzo. Tieni, Cristian. Vieni giù. Vieni giù. Sto facendo il grosso per raccogliere le più belle. Guarda quella lì, no? Guarda, andiamo.
Rena. Rena. E le grosse ti sono rimaste nel tuo allora? Come se sì, sono andato. Ah, per forza. E nell'altro lì, nell'altro secchio che lui, ti ha fatto una tenebra. Adesso faccio un po' di più, pulizia. Tu ti riesci, finisci poi questo, passami qua. Sì, no, col cazzo, se lo faccio io. Sei te che sei appassionato a quelle piccole che sei più. Eh sì, appassionato. Qua c'è solo roba fine. No, qui è roba bella, qua è roba fine. Mettiti pure su dall'alto, dei cieli. A vedere cosa ci riserva. Fermatevi tutti quanti e andiamo a prendere questa pepita che andiamo a guardare in questo modo e poi la buttiamo dentro nel cestino sopra alla batea. Se la riprende, chiudi piano piano e andiamo a vedere questa qua che invece è pirite, bella pirite, e la buttiamo così puliamo bene anche i puntini, visto che ce n'è, e le vipitazze sicuramente saranno sotto di lì, guarda lì, oh cosa sta arrivando, oh cosa sta arrivando, tiriamo via, oh, che bello. I granati lì, quei sassolini marroni. È andata bene, dai, bel risultato, sì, dai, veramente bello.